Mi sentite? Ecco, perfetto. Allora, Margherita, finché ci sei un Brava rete. attimo. Brava rete, perché qua si vede che non fa tanto bello oggi, quindi brutto, e quindi Sì. la rete va e viene, allora ho cambiato rete, così non siamo sicuri che non casca. No, anche perché, brava, ti volevo dire, se hai un wifi, collegati a quello. Io, ad esempio, mi sono collegata al wifi perché se no No, non. no, nel mio caso è il wifi che mi dà problemi e sull'altra rete cellulare invece no, quindi si vede che vabbè, sì, sta strano. Perfetto. Comunque adesso io ti vedo e ti sento bene, quindi speriamo insomma che anche. Ciao Valentina, oggi Mi ci sono dicono problemi con Valentina. abbastanza bene, Ah, abbastanza bene. aspetta, qua qualcuno dice che oggi ci sono problemi con varie linee, scrivono in una. Però ecco, Oh, adesso perché abbastanza allora, bene. Infatti, perché io la infatti. rete che va e viene tutto il giorno, adesso, vabbè, comunque molto meglio, mi dicono. Esatto, sì, Grazie possiamo Katia per il partire. feedback. Al solito, i soliti 5-10 minuti a volte, dico, vabbè, 10 no, però 5 li perdi tutti per fare questi assestamenti. L'importante è che ci sentite così almeno non parliamo tra di noi, cioè ci fa anche Esatto. piacere, perché ci fa sempre piacere, però se possiamo Esatto, condividere siamo molto contente, brava, se no ecco. ci facciamo una chiacchierata tra di noi e basta. Allora, oggi è un bell'argomento, è la milza, mamma mia, che oltretutto iniziamo proprio, cerco di rompere subito il ghiaccio. Mi confermi che anche a te, soprattutto in questo periodo, io poi ci sono arrivata con un ragionamento proprio ieri, un sacco di persone con il deficit di cibi milza. Un sacchissimo, se non tutti, quasi. Sì. Quindi diciamo di sì. Diciamo complice l'alimentazione moderna, dobbiamo Sì, dire, però. infatti. Quello purtroppo. Brava, l'alimentazione moderna, infatti, vabbè, ora entreremo nel dettaglio comunque tutta una serie di cose che vanno ad indebolire la milza, che, o che la indeboliscono prima o che poi sono conseguenza dopo, no, del deficit che subentra. Ed effettivamente, però una curiosità è che adesso dico subito anche questa cosa qui, no? Siccome in medicina cinese ogni organo corrisponde ad una stagione e la milza fa parte della loggia terra, no? Che in 15 giorni, no? A ridosso del cambio di stagione, in realtà adesso noi ci troviamo proprio in quella fase. Esatto, sì. Quindi anche questo è Quindi, e interessante. quindi diciamo questo dà un po' la spiegazione a chi non, diciamo, patisce un po' i cambi di stagione, ecco, già lì quella è Brava, un'indicazione. esatto. Quindi sì, ha la milza un po' in deficit comunque, che non lavora bene, ecco. Però vabbè, Sì, adesso andremo a spiegare che cosa sì, sì. intendiamo, Esatto, perché parliamo esatto. Allora, di cose strane. se tu vuoi, se sei d'accordo, faccio un'introduzione veloce dicendo che oggi noi facciamo, come avevamo fatto già con due dirette passate, se non sbaglio erano quelle riguardanti le allergie, forse, o il cambio di stagione, adesso non mi ricordo, per quello precedente, avevamo fatto una parte un po' più teorica e poi una seconda diretta con la parte un po' più pratica, entrando nel dettaglio. Oggi stessa cosa, cercheremo di fare. All'inizio vi spiegheremo un po' la milza in generale nella medicina cinese, cosa vuol dire, quali funzioni ha, cosa si intende, insomma, per una serie di concetti che ci sentite spesso nominare. E poi in una seconda diretta faremo cromopuntura, cioè parleremo di cromopuntura e nutrizione energetica. Quindi lì sarà un po' più dettagliato nella parte pratica. Quindi Esatto, ecco quindi se. almeno abbiamo tempo diciamo, di spiegarvi bene, non dobbiamo stringere troppo, no? Perché diventa un po' complicato anche, come dire, Esatto. spiegarvi in poco tempo. Sì, anche perché noi diciamo spesso, come tanti altri, come noi, che la medicina cinese è veramente molto complessa, molto difficile anche da trattare, no? Anche spiegarla comunque è molto difficile, quindi anche per non andare appunto troppo o rischiare di andare troppo nel dettaglio e fare più confusione e trattarla comunque male, quindi ecco anche per questo, per dare il giusto tempo. Sì, se Parti pure. posso dirti solo una cosa, vabbè, a proposito, vabbè, medicina cinese la inquadriamo proprio in maniera molto, molto, molto generale, è comunque una filosofia, una medicina, quindi una commistione fra filosofia e medicina, comunque millenaria, per cui comunque almeno 50 anni di storia. Rispolverando un po' gli appunti, insomma, in modo da poter condensare un po' gli argomenti, insomma, mi è venuto da pensare che due cose un po' la contraddistinguono.
Quindi sicuramente è una medicina filosofica, sì, perché comunque prende in considerazione la parte spirituale della persona e quindi non guarda solo il corpo. Quando c'è un disturbo nel corpo va sempre a chiedersi ma da dove è originato. E 9 su 10 c'è sempre dietro un'emozione o comunque sì, un evento, un qualcosa, no, di spirituale che, o di psicologico, di emotivo, sì, perché sì, c'è tutto, diciamo, che comunque va a braccetto magari con un problema fisico. E un'altra caratteristica secondo me importante è che è comunque una medicina di osservazione e quindi i cinesi, non avendo, diciamo, gli ospedali come li abbiamo qui in Occidente e comunque le tecniche anche, diciamo, di medicina allopatica no, che abbiamo qui, ovviamente cioè, non potevano sapere che cosa c'era nello specifico all'interno del corpo e quindi andavano per osservazione, quindi vedevano ad esempio col cibo, se ti do un alimento e tu hai un certo tipo di reazione, quindi stai meglio o stai peggio, allora io capirò se ti fa bene oppure no. Esatto, a cosa, diciamo, è collegato. Dicendola in maniera molto grossolana. Sì, ecco, sì, sì, esatto. E quindi, come dire, hanno capito un po' come funzionava il corpo e come questo poi si allinea al, diciamo, ai cambiamenti anche del pianeta, ad esempio della Terra, perché se vediamo le stagioni, ad esempio, esatto, andremo poi a parlare della Terra, quindi della loggia Terra che si riguarda proprio i cambiamenti e quindi i cambi di stagione, va da sé che comunque noi in qualche modo rispecchiamo a modo nostro uno di questi aspetti, uno o più di questi aspetti, sì, ecco. Sì, 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 sì. Un po' come anche nell'oligoterapia che avevamo detto, no? Non c'è mai una diatesi pura, stessa cosa in medicina cinese, sia la costituzione ma anche proprio poi quella che è la sindrome energetica, cioè raramente abbiamo un'unica sindrome energetica ed è quella, cioè ad esempio appunto il deficit di Cilimilza in questo caso, no? Visto che stiamo parlando di quello, spesso è accompagnato poi magari anche da altre cose, ma perché anche questo stesso deficit di Milza porta poi ad altro, no? Magari o appunto arriva da qualche altro. Sì, 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 è sì, a sì, cascata. Dobbiamo pensare che comunque se noi sottovalutiamo, diciamo, comunque non consideriamo il nostro, cioè, diciamo, gli input che il nostro corpo ci manda. E questo poi ovviamente andrà avanti, cioè questo disturbo andrà avanti e magari una sindrome diventerà più sindromi e quindi queste, esatto, andranno poi una sull'altra, ovviamente complicando un po' il quadro. Ecco, sì, quindi sì, sì, questo sicuramente. Poi, come dicevi tu, questa è una parte, quindi avere il deficit di Milza è diverso dall'essere il tipo terra, quindi il tipo, come esatto, dire, quella è un'altra cosa. Così ci nasci, ecco, esatto, il tipo terra, tipo mio tipo metallo, ci nasci. Invece il deficit di Milza è una sindrome, possiamo averla tutti. Ecco. Sì, sì. E poi, come dicevamo all'inizio, in realtà è molto frequente, un po' per il tipo di alimentazione che facciamo e la vita anche che facciamo, una vita in cui è richiesta, sì, magari un'attività mentale molto eccessiva, molti più lavori, no? Anche di quel tipo lì. E quindi assolutamente andiamo più incontro a queste problematiche anche proprio per questo motivo. Certo, ma infatti poi probabilmente la parte più interessante infatti probabilmente sarà quella la prossima quando parliamo di nutrizione e cromopuntura. Necessitiamo comunque di una partenza, diciamo, sì, di una spiegazione, perché altrimenti poi quello che arriva dopo non si comprende, no? se non diamo degli input anche generali sulla medicina cinese, quindi è importante anche questa parte, anche se un pochettino più teorica, ma che ci permette di avere delle basi solide per capire poi quello che spiegheremo nella volta successiva, andando più nel pratico, ecco. Esatto. Sì, sì, sì. Guarda, se tu vuoi partire, io ti lascio partire. Poi mi aggancio. No, beh, allora, parlando con Valentina, pensavamo come iniziare, insomma, come spiegare un po' anche proprio il Tao, o comunque il concetto di vita nella medicina cinese, e niente, beh, diciamo, rispolverando sempre, sì, i libri, insomma, di medicina cinese, mi è venuto sotto mano questo esempio, appunto, che fa il taoismo, per cui appunto spiega che per avere una vita, perché una vita possa nascere, ci devono essere tre condizioni. Quindi dobbiamo avere una materia che appunto in medicina cinese è chiamata Jing, un qualcosa che l'attivi e le dia una forma, quindi che la plasmi, e quindi un'energia in qualche modo che la plasmi, e questo è il Qi, e poi avremo un'istanza e quindi che la animi e le dia e la guidi, quindi che le dia
veramente non solo materialmente, ma anche psichicamente una vita, tra virgolette, e quello è lo Shen. Ecco, quindi esatto. Queste tre caratteristiche, dalla più materiale che è il Jing, alla più spirituale che è lo Shen, si incontrano a metà strada con il Qi. In qualche modo le unisce e permette appunto che la parte esatto. spirituale vivifichi quella più materiale, ecco, in qualche modo. E quindi, diciamo, proprio per fare un sunto, spiegare la vita e proprio in medicina cinese, mi è sembrato molto sì. interessante questo esempio, perché è semplice da comprendere, in qualche modo mette insieme due aspetti fondamentali, perché altrimenti pensiamo che la medicina cinese sia solo hai quella sindrome, ok, ti do questa cosa e rimane e tutto molto materiale, molto, ecco, molto fisico. Invece no, cioè, se siamo qui è perché abbiamo ovviamente un corpo, ma questo corpo è vivificato da uno Shen. Sì, esatto. Modo. E poi esatto. guarda, mi aggancio subito dicendo una cosa importante, no, rispetto a quello che hai detto, ovvero il tenere in considerazione sempre tutto, quindi non solo l'aspetto fisico. Quello che tu hai appena detto ci fa proprio capire che quindi noi teniamo conto anche sempre dell'aspetto emozionale e spirituale. Ma che spirituale non vuol dire, cioè non è solo in accezione religiosa, ecco, quindi è importante proprio perché facciamo quindi proprio questo lavoro olistico. La medicina cinese di per sé è stata una delle prime medicine olistiche, no? Come dicevi prima, millenaria, 5.000 anni di storia, quindi ecco, questa cosa veramente, cioè proprio mi aggancio perfettamente a quello che dici. Quindi non partiamo dal materiale, dal fisico, passiamo al Qi, no, che è un po' la via di mezzo, fino ad arrivare allo Shen, che è la parte più esatto. Sì. Beh, poi diciamo, spiegandolo un po' più nel dettaglio, il sì. Jing è comunque un'essenza considerata preziosa nella medicina cinese ed è alla base della nostra costituzione, quindi esatto. fisica e psichica, quindi le basi da cui noi partiamo quando nasciamo. Sì. È alla base della nostra crescita, del nostro sviluppo e anche della lunghezza della nostra vita. Quindi più esatto. avremo un buon Jing e più lo nutriremo nel corso della nostra vita presente, perché non è solo, come dire, non fa parte solo della nostra vita, tra virgolette, passata, quindi il nostro bagaglio, il nostro zainetto che noi ci portiamo, diciamo, addosso tutta la vita. Se noi riusciamo a preservare questo zainetto e nutrirlo anche, adeguatamente allungare la nostra vita, quindi, o potremo, se come dire, non lo nutriremo, ovviamente ridurla, cioè comunque accorciarla esatto. da sé. E questo, in questo, vabbè, ovviamente entra in gioco l'alimentazione, entrano in gioco le emozioni e anche le persone con cui noi veniamo a contatto, perché anche queste sono nutrizione, quindi anche emotiva. Esatto. Sì. E, c'è poi, vabbè, il Qi, che comunque questa energia vitale che appunto vivifica, quindi dà forma e in qualche modo permette allo Shen di prendere, diciamo, casa in una materia, ed è quello che permette poi tutte le funzioni vitali. Quindi parliamo di Qi di milza, perché? Perché la milza ha il suo Qi e si muove in un certo modo, e quindi brava. Permette in questo caso, parlando di Qi di milza, le funzioni digestive e le funzioni endocrine, perché sì, collega tutte, governa tutte le diciamo le trasformazioni, scusa, comunque. Le trasformazioni, sì, ecco. Sì, 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 è sì. una delle funzioni, cioè di diciamo ghiandole, la principale, esatto. Anche le ghiandole. Sì, esatto. Sì, quindi la tiroide, insomma il timo e via dicendo. Sì. E come ultimo, vabbè, abbiamo lo Shen, che è quest'anima vegetativa che è depositaria del nostro compito di vita. Quindi, come dire, il suo compito è quello di guidarci nella realizzazione e nella felicità in questa esistenza. E quindi, come dire... Tenerci anche in equilibrio. Sì, infatti, esatto. Poi vedremo una cosa, no? Vedremo che l'alimentazione non significa, diceva Katia... Se sì, alimentazione sì. ed emozioni sono collegate, assolutamente sì. L'emozione sì, sì. è un cibo di diversa natura, ma comunque lo è. Per cui se io vivo e lavoro in un ambiente tossico, necessariamente assorbirò questi alimenti e quindi in qualche modo, come dire, questi influenzeranno poi la mia vita.
Sì. Noi questa cosa della nutrizione energetica la studiamo in modo molto approfondito, però in realtà queste cose, già questi concetti sono arrivati anche alla nostra cultura, perché se faccio un esempio, no? Se io sono agitata, se ho l'ansia, se tendo ad avere la tachicardia, anche nella nostra alimentazione ci sono alcuni alimenti che vanno ridotti, perché comunque sono riconosciuti per essere eccitanti, no? Ad esempio il caffè, faccio un esempio. Se noi andiamo a guardare l'aspetto della nutrizione, ma ora solo per fare un esempio, perché oggi non parleremo di quello, è uno di quegli alimenti caldissimi, estremi caldi, che fa poi quell'effetto lì. Quindi per rispondere alla domanda di Katia, appunto. Quindi in realtà, senza andare troppo lontano, già noi per fortuna stiamo iniziando un po', anche noi appunto, a stare attenti a queste cose. La nutrizione energetica poi sarà molto molto più specifica e dettagliata. Sì, assolutamente, per quel mondo che si apre. Esatto, esatto. E quindi ecco, volevo, sì. Scusami, solo concludere dicendo, sì, sì, una cosa. A parte questi tre entità, tra virgolette, che permettono la vita, nella medicina cinese abbiamo poi altre due sostanze chiamate preziose, che appunto sono fondamentali alla vita, secondarie, tra virgolette, adesso noi le definiamo secondarie, ma in realtà sì, dovremmo aprire un capitolo anche su quelle, e sono il sangue e i liquidi, esatto, che portano appunto in giro il nutrimento, quindi, come dire, sono più materiali rispetto allo Shen, comunque rispetto al Qi, però permettono la vita, perché in qualche modo portano all'interno del corpo tutti i nutrienti, e vabbè, il sangue appunto radica lo Shen, Shen. Lo tiene un po' per terra, quindi gli permette di tenere i piedi per terra. Esatto. Ecco. Infatti anche lì, collegandoci subito al sangue, se abbiamo, e poi vedremo, importante comunque nell'organo milza in medicina cinese, perché è prodotto, no, proprio dalla milza, il sangue è proprio legato anche all'aspetto delle emozioni, per questo motivo che dicevi dello Shen, quindi se lì abbiamo dei blocchi, delle stasi, dei deficit, abbiamo proprio, cioè riscontriamo poi questi problemi anche emozionali, quindi proprio perché lo Shen in teoria radica bene, radica nel sangue, quindi se ci sono problemi fa proprio quella fatica, no, di agganciarsi e radicarsi. Questa cosa è un sacco filosofica e bellissima. Molto, molto. Assolutamente, sì. Sì, poi vedremo, appunto, come dicevi te, vedremo che c'entra anche la milza per il sangue. Esatto. Quindi, come dire, sì, è tutto strettamente collegato. Noi oggi cerchiamo di fare questa divisione, tra virgolette, parlando solo di milza, insomma, loggia terra, però poi ovvio che è tutto molto molto collegato anche agli altri organi, agli altri visceri, però vabbè, insomma, oggi parleremo di questo. Detti questi concetti, esatto, chiudiamo questa parte dei concetti. Come, scusa? Vuoi passare te alla loggia, sì, terra, spiegare un po' la loggia terra? Sì, entriamo, sì, nel vivo del giardino. Esatto, anche qui, allora, una piccola brevissima premessa, ovvero che, come dicevamo prima, ogni organo, no, è legato ad una stagione, ma in realtà sia l'organo sia la stagione fanno parte di quelle che appunto chiamiamo logge, in medicina cinese, ce ne sono cinque, quella della milza appunto è la loggia terra. È sempre difficile, no, dire... come dire, spiegare cosa fa parte delle varie logge, no? Perché appunto, per farla molto breve, per farla facile, diciamo che ci sono tante cose, no, che noi racchiudiamo nelle logge, però in realtà non sono cose, perché appunto uno è la stagione, uno è l'organo, uno è il viscere, poi c'è il sapore. Ora vedremo proprio queste cose qui, perché infatti della loggia terra abbiamo la milza, che è l'organo, quindi questa famosissima milza, esatto, il suo viscere, che è lo stomaco, che poi, attenzione, spesso noi diciamo milza, ma in realtà poi sarebbe milza pancreas in teoria, se proprio dobbiamo dirla correttamente. Come dicevamo prima, la stagione in realtà... gli elementi sono cinque, le stagioni sono quattro, la terra si va proprio a diciamo incastrare tra un passaggio da una stagione all'altra, no? E sono proprio quei 15 giorni di passaggio, oltretutto nei quali ci troviamo, anche se siamo a ridosso della primavera.
che poi, appunto, parentesi, potremmo parlare del fegato, visto che entriamo nella stagione del fegato. È vero, cacchio. E quindi ecco, questo è un po' appunto la loggia Milza, la loggia Terra, scusate, c'è la Milza, dicevamo, lo stomaco che è il viscere. Una cosa molto molto curiosa è il sapore, no? Che poi infatti si aggancerà benissimo al discorso della nutrizione che farai. Il sapore dolce, no? È quello della loggia Terra, che vedremo essere collegato a sua volta ad un alimento specifico, e invece noi siamo abituati poi a tutt'altro, no? Quando parliamo di dolce. Poi ci sono tutta un'altra serie di cose che fanno parte di questa loggia, senza entrare poi troppo nei dettagli, perché sennò diamo veramente troppi, troppi concetti sparsi, no? Stiamo proprio su questa parte qui. Certo. Quindi entrerei proprio già più nella Milza, parlando, se tu sei d'accordo, sia un po' delle funzioni, di quello insomma che fa. Assolutamente, volevo solo dire una cosa. Sì, certo. Hai detto del sapore dolce, una cosa importante da chiarire è che il dolce, per dolce, in medicina cinese si intende il dolce del cereale. Esatto. Quindi non si intende lo zucchero. Quindi esatto. Lo zucchero, essendo troppo, troppo dolce, va a ledere la funzione della milza. Quindi questo è molto importante, perché uno dice dolce e dice, ah, allora il dolce, mi mangio il dolcino. No. Esatto. No. Dolce del cereale, quindi che quando lo cuoci, lo mangi, senti che ha quel retrogusto, mi viene in mente l'avena, dolciastro, dolcino. Sì, ecco, sì. Questo sarebbe il dolce corretto per tonificare la milza, quindi zero dolci, diciamo, quelli classici a cui siamo abituati noi, ecco, quelli no, non sono tanti. Guarda, un'altra cosa che mi viene in mente subito, no, parlando di questo, spesso mi è capitato di vedere nelle persone, no, che magari dicevo, che c'è un basso consumo di cereale, ridotto, ridottissimo, per magari X motivi, e c'è poi anche meno energia, no? Il carboidrato in generale ci dà tanta energia, però collegandolo anche a questo aspetto della medicina cinese, il cereale, che è quello appunto che va con il suo sapore naturale, dolce, va a tonificare la milza, lavora quindi in modo corretto sull'energia della milza, il C di milza, e ho notato proprio questa correlazione, non so se anche a te è capitato, quindi se c'è anche un basso consumo di cereali, poi si riscontra anche in questo caso, no? questo squilibrio, questa disfunzione della milza, quindi lì dipende, nel senso, almeno per la mia esperienza, dipende, nel senso che il fatto di cambiare alimentazione, migliorare la propria alimentazione, quindi introdurre più cereali a discapito di altri zuccheri semplici, sicuramente a prescindere, ecco, però se siamo già in deficit di C di milza, anche il cereale potremmo fare difficoltà a digerirlo, perché certo. Comunque pur essendo un dolce buono e sano per la milza, se comunque siamo già in deficit e quindi la milza fa già difficoltà, andiamo a sovraccaricarla, esatto, tipo di più. Esatto. Quindi si consiglia, ad esempio, in quel caso lì, di suddividere l'assunzione di cereali in più volte all'interno della giornata in piccole quantità, proprio per stimolare la milza, quel tanto che basta per tonificarla, ma non deprimerla, quindi non appesantirla. Esatto. Ecco, quindi anche lì bisogna vedere, nel senso, se sono sano e mangio tanti cereali e li ho sempre mangiati e comunque non ho problemi, va benissimo. Bene. Se ho già un problema, magari ho un'alimentazione scorretta, tanti zuccheri semplici, tante merendine, tante schifezze, tra virgolette. Sì, esatto. Voglio dire, allora anche lì non basterà passare al cereale, almeno non solo, ma bisognerà uno valutare caso per caso. Comunque c'è ogni persona è diversa e quindi, come dire, magari una cosa va bene per una persona e non per un'altra. Esatto. Giustamente lo ripetiamo sempre e lo ripeteremo sempre. Però anche nel caso dei cereali, magari spezzettarli nell'arco della giornata in piccole quantità, in modo da dare un input, quindi ti tonifico un pochettino, ma non troppo, così non, insomma, carburi e non ti appesantisco, ecco.
Sì, no, ma infatti sono specifiche fondamentali e poi anche il fatto di andare nel dettaglio e vedere cosa effettivamente ci serve e ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, perché poi non è solo una sindrome e perché poi magari se ne incastrano altre, quindi io penso di mangiare quello e fare bene, invece poi magari ho un'altra cosa che si aggancia e non va bene, quindi assolutamente Sì, esatto. bisogna. Infatti consideriamo sempre che comunque adesso noi stiamo parlando di una cosa, Brava. quindi una sindrome, ma poi questo non significa che appunto ciò che noi poi spiegheremo e racconteremo in termini assolutamente generici anche la volta prossima sia applicabile a tutti, proprio per quello che dicevi tu, Esatto. perché se io ho più cose dovrò andare a vedere quella prioritaria e quindi posso farlo solo. Comunque facendo il consulto, nel consulto io capisco che cos'ha la persona, qual è la cosa prioritaria per lei e lì vado un po' a pulirla come una cipolla. Mi Esatto, parto dal lavoriamo a strati. cervello e via via, vado Sì. via a lavorare a strati. Ecco. Esatto. Sì. No, però ecco, fatte queste premesse, possiamo appunto entrare un po' più nel vivo della milza parlando un po' delle sue funzioni, no? Che è anche quello che forse ci torna subito, cioè ci salta subito e ci ritroviamo, no? Io dico sempre bello ritrovarsi, così capisco meglio, no? L'esempio anche un po' più pratico. Allora, una delle primissime funzioni della milza è la trasformazione e l'elaborazione. Come dicevamo prima, non teniamo conto solo del pratico, del concreto, del fisico, ma anche della parte più emozionale. Quindi parliamo di elaborazione e trasformazione di tutto, a partire dai cibi, dai liquidi, quindi la parte appunto più fisica, fino ad arrivare alla trasformazione e all'elaborazione del pensiero, dell'emozione, di qualsiasi cosa. Quindi proprio questa è una delle cose più importanti, forse. E che Eh poi sì. poi appunto va quando è in squilibrio, ce ne accorgiamo anche da tutta una serie di cose che poi vedremo, no? Vedremo i sintomi. Poi un'altra funzione importantissima, anche per parlare di quello che abbiamo detto prima del sangue, è la produzione del sangue. La produzione, ma anche in realtà il controllo, no? Perché controlla, diciamo, lo mantiene nei vasi, ecco, non solo il sangue nei vasi, ma anche tutta la parte di organi, tessuti, quindi tiene in sede, ecco, tant'è che Esatto. prolassi, ptosi, tutta quella parte lì è legata proprio anche al deficit di milza. Comunque, queste sono cose dei sintomi, le vedremo dopo. Intanto parliamo un po' proprio delle funzioni. Un'altra cosa importantissima è che controlla i muscoli e gli arti, tant'è che, vabbè, forse sarebbe carino fare subito, no, l'aggancio dei sintomi, perché così, esatto, si va subito Poi a. pratico. Sì, più che altro perché se parliamo del controllo dei muscoli e gli arti, no, uno dei sintomi è ad esempio la pesantezza, no, alle gambe in Sì, particolare, ma non solo. Comunque sì, dai, non ma voglio. a me No, viene da dire una cosa a proposito della trasformazione dei sì. nutrienti. Beh, allora la direzione del CD Milza è verso l'alto. Quindi Esatto. ecco perché tiene in sé degli organi, perché appunto va verso l'alto. Su. Quindi se andasse in giù, gli organi tenderebbero a scendere. Quindi è molto lineare. Quindi la medicina Sì. cinese è proprio linearissima. Quindi andando verso l'alto, cosa succede? Che quando lo stomaco, i viscere della milza, trasforma gli alimenti, la milza cosa fa? Prende questa energia, diciamo, generata dallo stomaco e dagli alimenti e la manda verso l'alto, quindi verso la testa. Interessantissimo, io faccio sempre questo esempio. Vi siete mai resi conto quando la mattina mangiate cornetto con il caffè? Poi, dopo un paio d'ore, crollo Massimo, totale. ma 2 ore al massimo, io dopo un'ora. 2 ore, 1 ora e mezza, così. Confusione mentale, stanchezza, non riesco più ad esserci, no, con la testa se sono sul lavoro e via dicendo. Perché? Per questo, vabbè, ovviamente a livello di fisiologia è legato alla glicemia, quindi alla glicemia sale, quindi, come dire, il nostro corpo ha bisogno di zucchero nel sangue, perché ovviamente ne ha avuto troppo in pochissimo tempo, e quindi il corpo ovviamente dice: ok, avevo avuto questo picco prima, adesso però ne ho ancora necessità, altrimenti non riesco, come dire, a nutrire il cervello, perché il cervello appunto Esatto. vive di glucosio, ecco. Invece in medicina cinese questa cosa si sposa benissimo, questo esempio si sposa benissimo, ma perché? Perché l'energia viene mandata verso l'alto, quindi quando noi mangiamo dei cibi
che in qualche modo innalzano la glicemia, sono troppo dolci, in qualche modo non ci nutrono come dovrebbero, questo ci dimilza, non finisce nella testa e quindi non nutre gli orifizi. Quindi in medicina cinese si dice così, ma si intende dire che comunque ci dà stanchezza, sì, confusione mentale, non riusciamo, come dire, ad essere concentrati, lucidi. Quindi è spiegato, lucidi, quindi sì, ci spiega un po' in maniera più olistica quello che poi succede a livello fisico. Sì, ecco, sì, sì, che anche quindi, poi appunto nella fisiologia, come dicevi prima, il picco glicemico, esatto, quando invece noi abbiamo bisogno di un rilascio un po' più prolungato, che è quello che fa il cereale, esatto, il carboidrato. Quello che fa il cereale, quindi il cereale dà energia nella giusta quantità e per un tempo appunto costante, quindi in maniera, sì, costante, quindi che succede che la milza viene nutrita in maniera adeguata e quindi è in grado di nutrire il cervello, sì, in maniera costante, mandando su il cd milza verso il cervello. Quindi questo è proprio un esempio classico, esatto, della confusione mentale, stanchezza quando mangiamo il cornetto, ecco, esatto, ci spiega benissimo come funziona il cd milza, ecco. Sì, 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 no, infatti è un esempio che si sposa perfettamente e poi è bello perché appunto riusciamo ad agganciarlo anche alla nostra medicina, quello che ci dice la nostra, esatto, con il picco glicemico, sì, appunto. Sì, 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 sì. Comunque, ecco, sì, queste, allora, le funzioni proprio principali sono queste, fondamentalmente di elaborazione e trasformazione. E anche il motivo per cui, partendo dai cibi e dei liquidi, come dicevamo prima, quindi anche il motivo per cui poi vi volevamo parlare della nutrizione energetica, ma del pensiero anche, come dicevamo, dell'emozione, perché tutto poi si incastra e ci porta, diciamo, ad un punto, no? Che sia poi uno squilibrio o invece che sia l'equilibrio, esatto, però è proprio lì, no? Che si incontra. Allora, i sintomi principali... qualcuno l'abbiamo messo, non mi ricordo se l'avevamo messo, ah no, perché io ho fatto qualche quiz nei giorni precedenti proprio parlando in previsione della nostra diretta. Allora. Esatto, ad esempio ritorna spesso il gonfiore addominale, tantissimo. Io, Marghe, pensavo di dire giusto quelle cose della milza, se tu vuoi aggiungere altro prima di arrivare ai sintomi, io no, direi no, le no, più importanti. Ok. Sì. Quindi ecco, andando ai sintomi, diciamo il gonfiore addominale è uno dei principali, esatto, soprattutto dopo i pasti, diciamo di solito è soprattutto dopo i pasti, ma non solo comunque, anzi sì, ultimamente mi sta capitando proprio anche durante il giorno, no? Un gonfiore un po' più generale, però ecco, stanco, principalmente sì, dopo il pasto. Poi una stanchezza, l'astenia, no? La stanchezza un po' più profonda e che anche questa dura un po' tutto il giorno, quindi una stanchezza che mi porto dietro, che mi trascino. Ci può essere anche un po' di apatia, no? Che poi per me è automatico che sia quasi un po' una conseguenza. Sono stanca, mi sento gonfia, mi sento pesante, cioè non voglio di fare niente. Quindi, qua mi collegherei al discorso umidità di cui ho parlato in questi, esatto, giorni, che mi stavo dicendo, perché uno dice umidità e gonfiore addominale. E in medicina cinese tutto quello che è gas e tutto quello che ristagna i liquidi è identificato come umidità. Perché? Perché la milza ha la funzione di trasformare. Ecco, quindi quando non riesce a trasformare, l'energia stagna, ristagna. Quindi genera gas e genera umidità. Esatto. Ecco perché in gergo tecnico si chiama umidità, però anche, sì, il gas... Ecco, come tale, essendo comunque un qualcosa di più, ecco, un più che non dovrebbe esserci nell'intestino, viene identificato appunto come umidità da deficit di cd milza. Ecco. Guarda, rispetto a questa cosa che hai appena detto, un'altra cosa che io noto spesso è che tante volte, forse la maggior parte, azzarderei a dire, non è tanto l'elaborazione del cibo che porta questo gonfiore, quanto proprio dell'emozione. Cioè, quello che mi capita, questa cosa è staccata dalla nutrizione energetica, non c'entra ovviamente, anzi è il contrario, perché poi la nutrizione energetica ci viene in aiuto. Quello che intendo è che mi capita spesso però che la persona mi riporti non difficoltà a livello magari digestivo o con dei cibi in particolare o con dei cibi in generale, ma
quanto più con il rimuginio, la stanchezza mentale. Quindi quando c'è Sì. questa attività mentale eccessiva, riscontro un sacco di gonfiore. Quindi torniamo al concetto di prima, no? Che dicevamo, l'elaborazione, la trasformazione, quindi anche a quel livello, cioè faccio fatica Quando ad non trasformo elaborare. l'emozione, quando Brava. non la digerisco, Brava. avviene la stessa cosa che quando non digerisco un cibo, né più né meno. Esatto, Ecco. esatto. Semplicemente noi, diciamo, se noi occidentali abbiamo meno dimestichezza a riconoscere questi sintomi e quindi a ricondurli a un qualcosa di emozionale. Ecco. Però Esatto. secondo me è importante farlo presente perché poi ognuno nel proprio caso può riflettere e capire, ecco, poi e capire se questa cosa Sì, diciamo, può lo essere tocca. propria. Poi c'è solo un inciso sul gonfiore, perché mi è venuto Sì. in mente mentre lo dicevi, c'è gonfiore e gonfiore, nel senso qui stiamo parlando gonfiore da rimuginio, quindi io rimugino e genero il gonfiore, ma il gonfiore non è solo da milza. Cioè se io Esatto. trattengo l'emozione, parlavamo del fegato che subentra adesso in primavera, trattengo, trattengo, trattengo. Anche lì posso avere una stasi di C, Sì. che in questo caso riguarda il fegato, e anche lì posso avere gonfiore per altri Sì. motivi, quindi riguardanti altri motivi emozionali, per cui anche lì, come dire, potremmo aprire un ulteriore capitolo sulle Brava. varie, diciamo, su come un solo sintomo possa essere declinato in svariati modi. Le famose diagnosi differenziali non me le scorderò mai per l'esame di cromopuntura. Quelle del mal di testa, oddio, Esatto. 10.000 mal di testa in medicina cinese. Mal di testa, però Mamma funziona mia. così. Che ecco, c'è anche il mal di testa da umidità, eh? Anche il mal di Sì, testa da umidità, che è quello, quella la cappa, cappa. no? Quando sentiamo la cappa in testa, Sì. quella pesantezza. Ecco, quindi esatto, hai Quello fatto proprio da bene. umidità. Sì, hai fatto bene a specificarlo. Ecco, forse infatti in realtà il gonfiore più tutto il giorno è più da stasi di C di fegato, in realtà, e quello postprandiale è più da milza. Sì, Sì. Esatto. gonfiore proprio da emozionale, del tipo mal di pancia che mi subentra, non so, litigo con qualcuno, discuto con qualcuno, mi si gonfia la pancia. Ecco, quello Esatto. classico, fegato. Ma perché? Perché il fegato è legato più al discorso della rabbia, della frustrazione, quindi ha quella motivazione lì. Se Sì. invece a me viene il gonfiore di pancia perché io sono sempre lì che rimugino, Madonna, questa cosa non so come risolverla e continuo ad andare col pensiero sempre, sempre, sempre su questa cosa, chiaramente milza, quindi Sì, il blocco incentrarsi su una dell'energia. cosa, esatto, sì. Esatto. No, ma infatti bellissimo, affascinante, a me piace un sacco. Tutte queste cose, guarda, mi appassiona sempre di più la medicina cinese in generale, quindi proprio interessante. Allora, se sei d'accordo, fermiamoci un secondo e rispondiamo intanto alle domande, così non andiamo troppo avanti e poi Certo. riprendiamo. O tu volevi fare all'ultimo le domande? No, come vuoi, come vuoi. Perché vedo che già ce n'è qualcuna, allora non vorrei che, oddio, non le vedo benissimo. Allora, aspetta, no, sono andata troppo avanti. Allora, Katia, dopo che aveva fatto quella domanda, scrive quella delle emozioni e la nutrizione. Poi non è detto che subito venga manifestato ciò che è stato assimilato. Cioè, può essere che Mills assimili oggi e manifesti con il tempo? Penso di averla. Ma magari se ho interpretato bene quello che lei diceva, forse lei dice la mia milza non funziona bene, io lo vedo poi dopo. Quindi magari Sì, anch'io ho c'è un capito tempo questo. fisiologico, c'è un tempo Certo. fisiologico, nel senso che magari se io incomincio a mangiare male non lo vedrò subito, cioè ho un tempo nel quale il mio corpo compensa. E quindi anche a livello Esatto. energetico cerca di compensare, no? Quindi di non manifestarci il sintomo. Nel momento in cui il sintomo si manifesta è perché comunque il corpo non può più compensare e quindi deve necessariamente dirti che o cambi o cambi. E Esatto. quindi, come dire, sì, c'è un tempo fisiologico Sì, fra, sì, sì. Esatto, diciamo, il deficit, il problema e la sua manifestazione. sì, questa cosa il corpo la fa sempre e su tutti i livelli, a livello fisico, a livello energetico, a livello emozionale, cioè proviamo sempre appunto a compensare, come dici tu, e solo dopo magari si manifesta. Poi non ci sono dei tempi prestabiliti e specifici, ognuno ha i suoi, quindi magari a me si manifesta dopo un mese, ad un altro dopo una settimana.
perché ovviamente dipende da tanti fattori. E poi dico anche un'altra cosa, guardando la lingua, magari la lingua ti dice che c'è un deficit e la persona non ha nulla, perché comunque non ha ancora manifestato, quindi tu vedi la lingua tutta con il segno dei denti, no? Diciamo proprio classico. Mondo abbiamo pensato la stessa cosa. Esatto, tu la guardi e dici, c'è questo problema. Poi vai a fare le domande e non c'è nulla, perché il corpo sta compensando e quindi te lo manifesta sulla lingua, ma non è ancora arrivato al limite di dire ok, sviluppo un disturbo e quindi ti manifesto platealmente che non sto bene. Oltretutto, dico un'altra cosa rispetto a questo, la lingua si modifica un sacco velocemente, questo sì. Queste tempistiche sì, sono molto più veloci. A me è capitato anche nel giro di una settimana di vedere una lingua cambiata, modificata, quindi questo sì, come dice Margherita, la patina, se sia una patina bella, bianca, comunque importante sulla lingua, nel momento in cui si cambia l'alimentazione, si mettono a posto un po' di cose, lo si nota velocissimamente. Sì. Poi chiedevano, e può portare a stitichezza, forse il fatto del gonfiore intendeva, cioè questo blocco, questa stasi che va a creare il gonfiore e l'aria, forse intendevi questo, Katia? Comunque intanto forse, se non lo so, ecco, se tu hai capito chiarisci meglio. Chiarisci se è questo che può portare a stitichezza, il gonfiore. E poi dopo infatti dice proprio ciò che sta succedendo a me. Natalie invece spiega, Vale, in questi giorni sento di più bruciore di stomaco, può essere anche il cambio di stagione? Assolutamente sì, mamma, io sto riscontrando una roba pazzesca, cioè questo cambio di stagione sta tramortendo chiunque, anche a me ogni tanto devo dire. Allora, no, intendevo dire se oggi ho un problema, rimugino oggi, può essere che a livello energetico si manifesti dopo tempo? Allora, anche qui dipende, nel senso che se io rimugino per un singolo evento solo quel giorno e poi l'ho risolto e basta, no, probabilmente non si manifesta neanche. Cioè, qui parliamo proprio di un rimuginio, anche forse di una tendenza a volte, no? Persistente. Brava, sì, brava. Qualcosa che tu metti in campo sempre. Cioè, se tu non lo fai mai, il tuo corpo non ha necessità. Cioè, immaginate, ricordatevi quando si è giovani, comunque cioè, di mangeresti anche le pietre, le digeriresti tranquillamente senza nessun problema, schivi tranquillamente le persone che non ti garbano, col tempo e con l'età hai meno capacità di adattamento, quindi necessariamente il tuo corpo ha meno, come dire, ti manifesta un disturbo in un tempo più ristretto, perché non riesce a gestire, no? A gestire bene negli eventi, né comunque i cibi, ecco, soprattutto se non sono quelli giusti. E infatti dopo scrive una situazione che si protrae. Esatto, bravissima. Poi, anche lì non esiste una regola, per carità, magari io oggi ho rimuginato per una roba che proprio mi ha creato veramente un forte disequilibrio a livello emozionale, magari poi si manifesta anche quella singola, però ecco, in linea generale quello che intendiamo è un po' questo. Ma non esiste, purtroppo non esistono le regole in questi casi e nel corpo umano. No, va tutto contestualizzato sulla cioè bisogna proprio vedere la persona e sulla persona, cioè capire qual è il suo problema, qual è la sua situazione. Quindi adesso appunto, come dicevo, noi diamo delle indicazioni assolutamente generali, però va adattato. Dovremmo poi riportarle sulla persona e sulla sua situazione, sulla sua storia, sul suo vissuto, ecco. Esatto, comunque ecco, Katia diceva sì, nel senso che intendeva proprio quello, probabilmente del fatto della stasi che crea questo gonfiore, questa umidità, se può portare a stitichezza. Allora, un sintomo della deficit di CD Milza sono le feci sfatte, quindi più tendenti al molle, quindi non formate. Quando c'è stitichezza possiamo considerare che ci sia un calore, ad esempio, nella zona bassa, e quindi lì c'è qualcosa in più rispetto al deficit di Milza. Esatto. Quindi va indagato non solo la milza che non funziona bene, ma diciamo che non fa di solito un eccesso. Esatto, che ci sia anche o una mancanza di liquidi, anche lì bisogna vedere che se abbiamo stitichezza o manca qualcosa, c'è qualcosa in più. Sì, che poi, oddio, forse il fatto che l'umidità diventi un blocco quasi,
poi quindi blocca anche i liquidi, no? La giusta circolazione dei liquidi, allora poi a quel punto... Ecco, quindi però diciamo è che qui... ci sono diverse cose, brava, diverse cose. Brava, e qua che ci agganciamo con quello che dicevamo prima, ovvero che qui subentrano appunto più sindromi e più collegamenti, proprio perché appunto non è magari solo il deficit di CD-Milza. Certo, magari quello era il precursore, quindi sei partita da un deficit di CD-Milza e poi non l'hai riequilibrato e quindi sei arrivata a qualcos'altro. Esatto. Io ti vorrei solo citare una domanda che mi è stata posta in questi giorni, quindi così, visto che sì. siamo in domande, mi chiedevano appunto per le cisti di acqua che produce il corpo, come si può farle riassorbire. Ecco, anche lì sicuramente, cioè, siamo sicuramente l'umidità. certi che ci sia un'umidità, quindi Esatto. quello non è in dubbio, diciamo. Sul farle riassorbire, appunto come dicevamo con Katia, va valutata proprio la situazione generale, perché noi non possiamo sapere se questa persona ha solo l'umidità, quindi lavorare solo sulla milza, oppure c'è qualcos'altro da risolvere prima o dopo. Quindi anche lì, appunto, sicuramente io ho dato delle indicazioni generali in un post della scorsa settimana sull'umidità. Sicuramente alimenti che generano tanta umidità sarebbe il caso di limitarli, quindi Esatto. arancini, poi vabbè, ne parleremo Sì, approfonditamente sì, sì. prossima volta, però Poi ne tra gli altri parleremo, brava. sintomi, Anche sì, perché, però già quella, no, dai, scusa, finisci, finisci. dicevo che già quella è un'indicazione, cioè se io Sì. tendo a trattenere tanti liquidi cerco di ridurre e di limitare gli alimenti che ne contengono tanti. Quindi è proprio molto, molto semplice anche la nutrizione energetica. Quindi c'è proprio Vero. conferma del fatto che non ci sono tutti questi. C'è tutta osservazione. Sì. Ok, se, che ne so, io immagino i medici cinesi, ti do il latticino e ti gonfi, ho capito bene che Quello non va genera bene. umidità dal mio punto di vista, e non va Esatto. bene. Per cui proprio Esatto. intuitiva ed osservazione. Per Sì, cui sì, sì. già quelle due o tre cose che avevo citato nel post della scorsa settimana, va da sé la verdura cruda che richiede molta energia e comunque genera molta umidità, quello il frumento, ecco, avevo citato queste tre cose. Sì, Per poi cui le sicuramente cotture. devo dire, esatto, anche la cottura al vapore, la bollitura che contengono tanta acqua. Più acqua c'è, se io ne ho tanta e tendo a trattenerla, ovviamente non... Esatto. Devo fare questo tipo di colture, questo tipo di alimenti. Sì. E ad esempio anche un'altra cosa che spesso si sbaglia è, cioè, allora, per carità, importantissimo bere e idratarsi, però non tutti dobbiamo bere 2 litri d'acqua al giorno. Cioè, ad esempio, io non ce la faccio a bere 2 litri d'acqua al giorno per diversi motivi. Spesso questa condizione la ritroviamo in chi ha questa difficoltà con i liquidi, perché già c'è un ristagno, già c'è una stasi, e quindi bisogna un attimo andare a capire, no? Poi non è che appunto non bisogna bere del tutto, non vuol dire No, questo, assolutamente. attenzione, l'idratazione è Però è fondamentale. un'indicazione, se non ho mai sete o C'è se bevo e ho qualcosa. questa sensazione di acqua nello stomaco, ad esempio, ecco, già quella è un'indicazione, no? C'è sempre un Esatto. qualcosa in più, ecco, che Esatto, dà. sì. Ora, dico l'ultima cosa per quanto riguarda le cisti, no? Visto che è una domanda in effetti molto interessante, e poi dopo l'approcceremo, cioè faremo la parte di nutrizione energetica e di cromopuntura. Entrambe le tecniche sarebbero perfette per agire sul problema. Sia la Sì. nutrizione energetica che la cromopuntura, vabbè, adesso io nello specifico, perché ho qualche ricordo, no, della cromopuntura, oltretutto di una persona che conosciamo insieme, entrambe, che ha avuto proprio questo riassorbimento, no, di questa cisti, anche molto Ah sì, nell'immediato, cioè facendo un punto proprio dell'umidità, si è riassorbita la cisti da 3 anni, poi, che per carità, no, non è sì. Tra l'altro ho un che... corso di cromo, se non ricordo male. È Sì, vero, è esatto. Quindi vero, ecco, poi magari questa cosa possiamo dirla anche quando parleremo appunto di nutrizione è e cromopuntura, anche perché effettivamente sono un sacco frequenti, anche le cisti e queste cose qui, che sono umidità, invece a cinese sono molto molto frequenti, e infatti possiamo agganciarle ai sintomi di cui parlavamo prima, assolutamente, sintomi e quindi segni, seguiteci ecco. anche nella seconda puntata, così Sì. almeno c'è, cioè, dove approfondiremo queste due Sì. tecniche più nello specifico. E chiudiamo anche un po' il cerchio, perché ora è appunto la parte più teorica.
Sì, certo, sì, sì. Certo. E, oddio, allora, abbiamo già detto tanto, infatti sono passati comunque 40 minuti pieni, 45. Io, non lo so, potremmo fare forse l'ultima... bah, oddio, no, l'abbiamo detta del sangue, stavo per dire fare l'ultima specifica sul sangue, ma l'abbiamo detto. Tu devi aggiungere qualcos'altro. Sì, allora volevo dire che appunto andando a riguardarmi un po', perché allora ogni sindrome ha un suo precursore, cioè qualcosa da cui deriva, quindi perché ovviamente la medicina cinese va a ritroso, quindi ok, ho deficit di cilinizza, ho la stasi di cilifegato, ma cosa è successo? Andiamo a capire. E nel caso del deficit di cilinizza non c'è precursore, quindi spesso e volentieri è la prima forma di squilibrio che si manifesta. E poi da lì a catena tiriamo in ballo tutto il resto. Quindi ovviamente in base alla, sì, ovviamente in base alla predisposizione, perché ogni persona sfogherà in un modo o in un altro, quindi avrà una sindrome piuttosto che un'altra, in base proprio alla propria predisposizione. Sì. Ovviamente l'alimentazione conta, perché se io ho una predisposizione, però mangio sano, faccio una vita sana, questa predisposizione anche negativa difficilmente si manifesterà. Quindi sta litigata, c'è una parte che è innata e quindi è lì. E quindi è una parte che è acquisita e dipende da me e da come io vivo. Quindi voglio dire, dipende un po', sicuramente abbiamo un bagaglio di cose che potenzialmente potrebbero manifestarsi, ma in una qualche misura, in una buona percentuale, dipende da noi fare in modo che queste non si manifestino, ecco, con il nostro stile di vita. Sì, 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 sì. Che infatti... No, vai, vai, finisci. No, per cui appunto, parlando di deficit di cilinizza, il punto è che essendo la prima che si manifesta, cioè, mi viene da dire perché? Perché mangiamo male, quindi abbiamo un'alimentazione errata e quindi ovviamente la linza non riesce il suo lavoro. A lavorare bene, oppure abbiamo un'attività mentale veramente molto intensa e quindi questo a lungo andare, cioè, potremmo, cioè, per fare l'esempio, se uno mangia in maniera sanissima ma ha questo pensiero circolare fisso sempre comunque, non c'è verso, cioè, nel senso, se, cioè, non è che mangio sano e come dire, se non lavoro anche sulla parte più emotiva, più spirituale, questa sindrome non si manifesterà. Si manifesterà perché comunque, come dicevamo prima, ci nutriamo di cibo e di emozioni. Di conseguenza, se io mangio bene ma mi nutro male, cioè di emozioni non sane, otterrò lo stesso risultato, poi alla fine lo stesso risultato negativo. Esatto, sì, che infatti è poi quello che dicevo prima, no? Che riscontro spesso, magari un'alimentazione comunque adeguata, non è che ci siano chissà che sgarri strani, eppure c'è questa condizione della milza perché invece è proprio il pensiero, no? A creare maggiore squilibrio. Sì. Quindi è assolutamente... No, però sì, sì. E se posso concludere, sì, sì. Se posso dire una cosa a proposito del nostro lavoro di naturopati, il nostro lavoro, e lo ribadisco perché l'hai già detto tu prima, non tratta proprio solo l'aspetto fisico. Ci sarebbe un gravissimo errore trattare solo l'aspetto fisico, perché se viene da me una persona che mi dice io continuo ad avere gonfiore addominale, non sto bene, ho questa sensazione di pancia gonfia, mangio bene, mangia bene, faccio per dire, ha un'alimentazione mediamente sana. Però comunque, come dicevi te, ha questo pensiero fisso, circolare, via dicendo, io non vado a risolvergli quel problema lì, non gli ho dato supporto, non gli ho dato aiuto. Esatto, ecco, no? Sì, 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 sì. Che poi è anche la cosa interessante e bella, ovvero il fatto che poi con tutte le varie tecniche noi agiamo comunque su tutto, cioè la nutrizione energetica, esatto, sì, la cromopuntura, riusciamo ad agire su mente, corpo, spirito, no? La famosa triade ogni volta. No, però dico solo un'ultima cosa rispetto a quello che hai detto poco fa, che poi è un po' anche il nostro concetto di prevenzione, no? Anche qui in Occidente ci sono fattori genetici sui quali non possiamo intervenire, ovviamente, perché è quello, e insomma, andando avanti, o si manifesta o non si manifesta, però dipende poi da tanti altri fattori, tra cui appunto un'alimentazione sana, che è appunto uno dei pilastri della prevenzione primaria, lo sport, certo, l'attività fisica, una buona salute anche mentale, che non vuol dire che non dobbiamo mai avere dei bassi e solo alti, cioè la vita è fatta di alti e bassi, però come io mi approccio a queste difficoltà, come mi adatto a queste difficoltà e quindi di conseguenza come poi il mio corpo risponde.
ecco, alla Cioè, e poi fine. l'autoascolto, ascoltatevi e cercate di Esatto. capirlo, perché se si è consapevoli certe cose si riescono anche a gestire in maniera diversa, quindi a controllare in qualche modo. Esatto, bravissima. L'ascolto ci porta poi a capire se è anche il caso appunto di chiedere aiuto, no? Che vuol dire anche solo ho un gonfiore addominale, vado da qualcuno che mi aiuta, cioè questo si intende, quindi è importante fare proprio questo tipo anche di prevenzione. Però sì, fondamentalmente quello, se ci pensi, il jing, no? Quello di cui hai parlato tu all'inizio, è composto dal jing anteriore, il jing posteriore, ed è quello, il jing anteriore è ciò che ereditiamo dai nostri genitori, no? Il DNA. Fondamentalmente, quello posteriore invece è quello che noi acquisiamo tutti i giorni con lo stile di vita che abbiamo. E tantissimo Esatto. fanno i cibi, i liquidi che introduciamo e tutto il resto. Quindi, esatto, siamo poi sempre comunque lì. Allora, vediamo un attimo se ci sono altre domande. Allora, direi due combo perfette, dice Katia. Esatto, cibo e emozioni, immagino. Allora, ma il fattore genetico può essere, aspetta che ho perso la domanda, può essere gestito dalla persona stessa andando ad agire su diverse cose per aiutare? Allora, questa è una domanda molto bella, perché se parto io poi se ti vuoi agganciare dimmi pure. Negli ultimi anni ci sono stati anche diversi studi, no, oddio, mi sfugge adesso il nome, che ci dicono proprio questo, ovvero che in realtà poi alcune cose si manifestano o meno in base alle esperienze che facciamo, anche a livello proprio genetico. Quindi Esatto, sì. è molto molto bella questa Sì, cosa, poi sì. io ricordo il professore che avevo in SIMO di patologia. Oddio, forse E, abbiamo avuto lo stesso. adesso, e, sì, era, aspetta, mi sfugge il nome adesso, Forlani? però era Forlani, Ah, ecco. grande, anch'io sono sì. Esatto, molto, veramente. E mentre lui, ricordo che a proposito della questione genetica, diceva che è come avere una porta leggermente aperta, cioè tu Sì. hai delle predisposizioni e la porta è leggermente aperta, sta a te spalancarlo meno. E quindi come fai a Esatto. spalancarla se mangio male, ho uno stile di vita errato, faccio poco sport, ambienti tossici, tossici nel senso non solo di gas, ma Sì, proprio, che ne esatto. so. Ecco, quindi questi permettono, quindi la porta è socchiusa, sta a te mantenerla socchiusa, quindi Sì. la predisposizione è lì, non è detto che si manifesti, quindi possiamo sì agire sulla nostra predisposizione attraverso quello che facciamo nella nostra vita presente. Ecco, Esatto. quindi sicuramente la risposta è sì. Sì, ad oggi possiamo dire di sì, e appunto già forse i cinesi ce lo dicevano, ma anche i nostri studi, no? Più recenti, gli studi scientifici lo confermano, quindi assolutamente. Esatto, sì. Sì. Allora, poi dovrebbe esserci forse l'ultimo commento. Io ho fatto proprio così, dice Katia, e mi sono fatta aiutare e sono strafelice di averlo fatto perché mi ha cambiato molto la quotidianità. Ottimo, bravissima Katia. Ma infatti, anche noi stessi, no, che siamo da quest'altra parte, che comunque parliamo di queste cose, vi raccontiamo un po' la naturopatia, a nostra volta ci facciamo poi anche seguire e aiutare dai nostri stessi colleghi, quindi assolutamente è fondamentale. Sì. Sì, assolutamente, anche noi abbiamo bisogno di supporto, come si dice. Sì. Non tutto da soli riusciamo a fare, soprattutto la parte un No, po' però più avere un occhio esterno è emozionale. importante, avere un occhio esterno è importante Sì. comunque. Cioè, il fatto che abbiamo studiato per anni, comunque quando dobbiamo metterlo in pratica su qualcun altro è diverso che metterlo in pratica su Sì. se stessi, no? Sì. E quindi avere un occhio esterno che ci consiglia è sicuramente diverso. Sì, allora Katia dice anche una grossa fortuna riuscire a comprendere tutte queste cose perché anche a livello psicologico fa molto. Esatto, bravissima. Assolutamente, sì. Ma Sì. infatti, ad esempio, a me piace tanto la medicina cinese proprio per questo motivo, perché mi dà anche quelle spiegazioni, no? Riesco a spiegarmi alcune cose, quindi sia a livello emozionale e poi perché si manifestano a livello fisico, no? Molto molto bella questa cosa, come ad esempio il gonfiore addominale, cioè Sì, che quindi uno non si ecco, dà una spiegazione nella medicina sì, occidentale, dice un po' di gas, hai mangiato delle cose che magari ti esatto, hanno dato un brava, gonfiore, però se dici guarda, magari hai rimuginato troppo su una cosa, la no, persona ti non è dice sì, contemplato. raramente la persona Magari ti l'altro dice ti no. dice sì, però in medicina occidentale non è contemplato il rimuginio per il gonfiore addominale, e Esatto. quindi.
Esatto. Perfetto. Io direi che abbiamo detto un po' di cose, dai, possiamo fermarci forse. Sì. Assolutamente, così metabolizzate un pochettino, poi magari fra adesso Sì, decideremo sì. poi Esatto. la data della prossima diretta, comunque fra una settimana o due vediamo un attimino di prendere l'argomento e di andare nel dettaglio e approfondire la nutrizione energetica e la cromopuntura, così Sì. vediamo nel pratico come funzionano. Esatto, sì, quella parte sarà ancora più bella, dai, le parti pratiche sono più belle. Assolutamente. Perfetto, dai, perfetto, Va grazie, bene, Vale, è stato grazie bellissimo, veramente una diretta veramente top. mille. Sì, è sempre un piacere immenso, veramente. Poi tanto mettiamo la Assolutamente. locandina come al solito per la prossima e vi avvisiamo in tempo così se volete continuate a seguire. Siamo qua. Esatto, grazie a tutti. Esatto. E buona serata. Grazie a tutti e grazie a te, Valentina. Grazie Marghe. Una Ciao buona serata a ciao. tutti, ciao, ciao. Ciao.